nuovo video. Oggi ho deciso di farti vedere cosa succede se non lavo i capelli per 7 giorni. Allora, devo dire che questo video prende spunto da un commento che mi rimprovera il fatto di lavare i capelli tutti i giorni. Sapete che io ho una cute veramente grassa e quindi ho i capelli grassi e di conseguenza se non lavo i capelli per più di un giorno già si sporcano, ecco. Quindi ho detto vabbè, ok, facciamo un video, proviamo, sforziamoci per 7 giorni di non lavare i capelli e vediamo che cosa succede, insomma. Quindi diciamo che sto seguendo un consiglio di una mia followers o di qualche followers, più di una, quindi vi faccio vedere con occhi che cosa succede se non lavo i capelli per 7 giorni. Ok, ci vuole coraggio per fare questo video, più che altro per non lavarsi i capelli per 7 giorni cercherò di appunto riuscire a non lavarli. Più che altro la tentazione forte quando hai i capelli sporchi di andare a lavarli. Le unghie, giù nell'info box vi lascio il link della ragazza che me le ha fatte, perché spesso mi chiedete che smalto indosso o come ho fatto le unghie, quindi in questo caso me le ha fatte una ragazza, vi lascio il link del suo Instagram. E iniziamo subito con questo video. Allora, ho lavato oggi i capelli ovviamente e li ho lavati con lo shampoo, uno dei miei shampoo preferiti in assoluto, che è il Garnier Ultra Dolce Shampoo Camomilla e Miele. Questo qua è per capelli chiari, schiarisce, ravvivi i riflessi e mia nonna mi ha chiesto se ho tinti i capelli, quindi funziona realmente. Questo qua è il mio preferito, uno dei miei preferiti in assoluto. E poi come al solito, come balsamo, ho usato questo qua che si chiama Leave-in Conditioner Shampoo senza, scusate, balsamo senza risciacquo di Milk Shake, che lo adoro per capelli, capelli grassi, a parte che sa di vaniglia Milk Shake e ogni volta mi viene proprio voglia di mangiarmi i capelli perché vi vorrei far sentire l'odore. Questo qua l'ho scoperto dalla mia parrucchiera di fiducia, quella dove vado da anni, che tiene il brand Milk Shake, che è un brand per parrucchieri che però si trova anche su Amazon. Infatti adesso li sto comprando su Amazon perché sinceramente costano un pochino meno dei prezzi insomma che si trovano nei saloni per parrucchieri. Quindi se riesco a trovarlo e siete interessati, perché anche su Instagram spesso lo mostro, vi lascio giù il link. Vabbè, il Garnier si trova al supermercato. E devo dire che i miei capelli appunto il primo giorno sono puliti, belli, belli visibili, insomma morbidi, e quindi questo è il primo giorno e oggi insomma mi va bene, ecco. Quindi proseguiamo col resto del video e vediamo insomma come saranno gli altri giorni, quindi ci vediamo domani a questo punto. Allora, giorno 2, sì dai, resistono, nel senso che sono capelli che ho pulito ieri ma che sono abbastanza puliti, dai, sì, possiamo dire che sono abbastanza puliti. Tra l'altro ci tengo a dire che io per lo styling non uso né lacca né cose particolari, ecco, quindi in realtà è anche difficile sporcarli se non con gli agenti atmosferici che ci sono all'esterno. Però a volte quando c'è tanta umidità, quando c'è tanta pioggia, quando c'è tanto vento, ho i capelli veramente fini di natura, cioè li spessisco io con le mie maschere, però comunque sono fini, sono capelli classici, capelli lisci spaghetto, ecco, quindi in realtà è normale che tutti gli agenti atmosferici entrino tra le mie cuticole del capello in profondità e quindi insomma si sporchino facilmente. Quindi sì, diciamo che il secondo giorno viva ovviamente il famosissimo shampoo alla camomilla di Garnier e complice anche il mio balsamo che non li sporca, però vedremo andando avanti con i giorni cosa ne sarà dei miei amati capelli. Ok, ci vediamo direi domani e vediamo insomma come sarà la situazione, ecco. Allora, ciao a tutti, giorno 3, come vedete iniziano a sporcarsi, li ho dovuti anche raccogliere perché io ovviamente sapete che io 3 volte a settimana almeno faccio un bel workout, quindi per me è infattibile, anzi è impensabile, perché purtroppo è fattibile il fatto di fare un workout di mezz'ora, che sia una camminata, che siano addominali, squat, quello che volete, poi di non farmi la doccia. In questo caso mi farò la doccia ma non laverò i capelli, quindi già i capelli comunque si vedete qui che sono proprio al massimo della pulizia, ecco, nel senso che il terzo giorno sono veramente sporchi. In più devo anche fare questo workout dove suderò veramente tanto, quindi adesso a fine workout vi farò vedere come saranno i miei capelli.
ho deciso almeno di non andare in palestra perché sinceramente arrivare con i capelli unti, uscire con i capelli unti mi imbarazza abbastanza, quindi faccio tutto a casa e vediamo insieme a fine workout. Già qua comunque si vede che sono sporchi, quindi a fine workout non oso immaginare, e sì, quindi faccio il mio allenamento e poi ci vediamo ovviamente dopo e vi faccio vedere i miei capelli a fine workout. E buona fortuna anche a voi che dovete vedere queste cose, quindi ci vediamo tra un pochino. Ok, ho finito il mio allenamento, i capelli ormai lo scignolo è diventato una coda che non so neanche descrivere, ora li slighiamo. Ora li andiamo a slegare insieme e vi faccio vedere cosa è uscito. Ok, già iniziano comunque ad essere un pochino sporchi, se vedete, non è proprio il massimo della vita, non sono proprio i capelli con i quali insomma andrei in giro. E quindi ok, questo qua è il terzo giorno che dai, diciamo che stiamo superando un pochino, anche se i capelli non sono proprio il massimo, e oggi cercherò insomma di trovare qualche attività tipo la lettura da fare a casa per evitare di uscire, perché sono un pochino imbarazzanti, ecco. Forse andrei a fare la spesa con un cappello che arriva fino a qua, quindi della serie avete presente i cappelli con scritto bad day, bad hay, ecco, insomma questi cappelli qui sarebbero ideali. Vi faccio vedere la mia cute, questa è la mia cute, ecco quello che si vede appunto, con inizio già a vedere anche della forfora, quindi bene ma non benissimo. Buongiorno, oggi è il quarto giorno e come potete vedere i miei capelli non sono proprio il massimo della pulizia, ancora resistono, però insomma c'è decisamente di meglio perché iniziano ad essere veramente sporchi e sudici, quindi non so, devo arrivare al settimo giorno. Vedremo un po' com'è l'evolversi qui della situazione. E oggi non credo di uscire di casa con questi capelli, ecco. O posso provare a optare per una coda. Sicuramente domani dovrò fare una coda, uno scino, perché devo uscire di casa e quindi non posso, diciamo, presentarmi in giro con dei capelli del genere. Domani sarà ancora peggio, credo. Vedremo l'evolversi della situazione e niente, nel frattempo ovviamente per fortuna ho già girato altri video da mandare sul canale questa settimana, appunto in previsione di questi capelli, per evitare di fare i video al settimo giorno con capelli tutti bisogni. Sto anche girando appunto pochi video questa settimana perché mi era un po' impossibile preparare 7 video insomma con capelli e quindi ne ho girato solo un al giorno. Spero che vi piacciono, guardateli, e quindi sì, insomma settimana prossima andrà sicuramente meglio. Ci vediamo insomma domani, se oggi non faccio nulla di rilevante. Ok, ciao. A tutti. Ok, siamo al quinto giorno, se non sbaglio, spero di non sbagliarmi, e ecco i miei fantastici capelli. Ok, allora adesso sicuramente vado a farmi una coda perché sapete che oggi è il giorno del workout e quindi ovviamente secondo workout senza lavare i capelli. No ragazze, vabbè, leghiamoci questi capelli. Mi aiuta anche con la mia spazzola.
anche se in realtà ormai, vista la situazione, potevo anche fare una coda a caso. Dai, può andare. E adesso scelgo un workout. Ovviamente, come vi ho già detto, questa settimana non esco di casa neanche a fare una passeggiata, quindi diciamo che il workout lo faccio direttamente con un'app. E cosa possiamo fare? Ok, ho scelto il fast loss workout per i principianti, quindi il quello che brucia le calorie appunto per principianti, livello 1. Iniziamo questo allenamento, se volete posso anche riprendermi insomma qualche esercizio. Allenamento finito, ma come saranno i miei capelli? Non so se potete ammirare lo schifo, ecco, sono esattamente in queste condizioni, quindi insomma dopo il secondo allenamento, a parte che sto rondando, ma devo dire che sono guardabili abbastanza, quindi mancano solo 2 giorni per fortuna, aiuto, almeno posso fare la doccia, almeno quella, quindi vado a fare la doccia con la cuffia per non lavare i capelli, anche se sembra assurdo, e ci vediamo domani, credo, se non ci sono news. Stavo pensando di barare almeno a tamponarli col borotalco, ma non sarebbe corretto, quindi non lo faccio. Vabbè, a domani. Buongiorno, sesto giorno. Cioè ragazzi, io non posso andare in giro in queste condizioni. Non so se si nota, mi avvicino. Tra l'altro in questi giorni ho anche girato il video sulla Nivea, che sono andata online. La cosa figa è che le luci qua davanti, che sono le luci appunto che utilizzo per girare i miei video, mi illuminano i capelli, quindi da tipo le chiome così sembrano quasi pulite. Poi mi avvicino e si vede che sono in realtà sporchi da buttare. Non so se vedete lo schifo. Ecco qui, che schifezza, OMG, una bella, possiamo fare tipo una bella acconciatura per andare a un matrimonio, a una cresima, una comunione, che bella che sono. Tra l'altro devo ammettere che dopo la palestra di ieri, domani c'è palestra, ma la farò dopo aver finito il video, perché non me la sento di sudare ancora in questi capelli così sporchi, perché mi fa schifo. Inguardabili veramente, cioè io direi proprio inguardabili. Non vedo l'ora di potermi lavare la testa, inizia a prudermi, cioè io passerei tutto il giorno così. E tra l'altro, scusate, inizio a vedere anche delle sottospecie di forfora. Che schifezza. E quindi sì, ok, d'accordo. Ci vediamo domani con la conclusione e l'ultimo giorno di capelli estremamente schifosi
ed estremamente sporchi e luridi e unti. Quindi ci vediamo domani. Ok, buongiorno, benvenuti in quest'ultima giornata di capelli sporchi. E come potete vedere i miei capelli sono indomabili. Se volete possiamo anche provare a pettinarli insieme, però ormai devo dire che sono in uno stato imbarazzante e oserei dire anche che insomma la mia pulizia non è proprio il massimo, perché comunque l'idea che questi capelli sporchi mi tocchino il viso non è proprio bellissima come cosa, anche se lo lavo, anche se lo strucco, anche se uso il tonico, la crema, insomma il detergente, lo struccante, insomma non è proprio il massimo che questi capelli schifosi mi tocchino con tutto lo sporco, la pelle, quindi non è proprio il massimo. Quindi conclusioni, ora vi faccio vedere, non so se si percepisce. C'è anche della forfora, cioè stanno su da soli. Guardate, vedete? Ok, vedete, dicevo, l'idea che questi capelli mi vadano sul viso a toccare insomma la cute, ecco, non è proprio il massimo, ma soprattutto la testa che inizia a prudere con la forfora, perché poi è inevitabile cercare di grattarsi, insomma di risolvere il problema prurito. Quindi questo è il motivo per cui io lavo i capelli tutti i giorni o almeno ogni due. Devo dire che il mio shampoo alla camomilla di Garnier è stato ottimo, perché in realtà per i primi 3-4 giorni i miei capelli verso il terzo o quarto giorno iniziavano a sporcarsi, però sono estremamente convinta che se al posto di quello shampoo utilizzavo un altro shampoo che non era nella mia top classifica, insomma, degli shampoo. Sapete che i miei shampoo preferiti sono al primo posto antica erboristeria shampoo all'ortica, al secondo quello alla camomilla di Garnier ultra dolce, al terzo il Pantene. Quindi se io non utilizzavo questi tre shampoo, che se sono i miei preferiti e io ho i capelli grassi è perché a lungo mi lasciano i capelli puliti, ma andavo a utilizzare un altro shampoo qualsiasi di un'altra qualsiasi marca, i miei capelli già al secondo giorno sarebbero stati così. Quindi già bisogna tener conto anche del fatto che io ho utilizzato degli shampoo, anzi lo shampoo e il balsamo, che comunque sono adatti ai miei capelli. Se andavo a utilizzare una maschera corposa o un altro balsamo, sicuramente i miei capelli sarebbero stati da buttare via. Le mie lunghezze non sono così unte, secche, sono delle lunghezze normali, però diciamo che se andava a nutrirle pesantemente il risultato dell'unto si sarebbe visto prima. Quindi conclusione, come vedete ovviamente non è vero innanzitutto che, come dicono alcuni, se hai i capelli grassi li devi lavare di meno perché altrimenti ti si ingrassano di più. Io non li ho lavati e insomma si sono comunque ingrassati, cioè anzi non oso immaginare se vado avanti, ok? Ci sono alcuni che consigliano di lavarli addirittura ogni 8 giorni per non stressare la cute. Io personalmente non lo farei mai. Magari posso resistere con solo con gli shampoo top 3 anche 2 giorni senza lavarli, con i miei top 3, quindi con i miei shampoo preferiti in assoluto per i miei capelli, per i miei gusti, per i miei, insomma, per i miei capelli. Ma con gli altri già al secondo giorno c'è da mettersi veramente le mani nei capelli, quindi insomma vedete che è una cosa soggettiva, dipende anche dal prodotto che si utilizza, dal tipo di capello, da ovviamente dove abitiamo. Se io abito in una zona collinare, con la nebbia, con la pioggia, con l'umido, non è uguale a però una zona magari di città con lo smog, quindi non tutti i capelli reagiscono allo stesso modo e agli stessi prodotti reagiscono appunto nello stesso modo. Dipende anche appunto da cosa mangiamo, cosa nutriamo la pelle, con cosa la nutriamo il nostro corpo, cosa mangiamo per nutrire cute capelli, che trattamenti facciamo, che età abbiamo,
se abbiamo delle patologie, insomma, dipende da tantissimi fattori, non si può generalizzare e dire se hai i capelli grassi non te li lavare così spesso, perché insomma non è neanche igienico. Voi non potete dirmi, sarete tutti d'accordo con me che lo sporco non può essere una cosa positiva né per il corpo né per i capelli, quindi non mi potete dire che si rovinano i capelli se li lavo, perché lo sporco in realtà fa male anche alla salute, non fa male solamente al capello. Quindi insomma non mi potete dire che il grasso e il sudiciume siano una cosa positiva per i nostri capelli, per il nostro corpo e per la nostra salute. Quindi è andata così. Fammi sapere tu per quanto tempo riesci a non lavarti i capelli. Giù voglio un tuo commento, voglio saperlo. Come fai a tenere i capelli puliti a lungo? Che shampoo utilizzi? Qual è il tuo shampoo preferito? E noi ci vediamo nel prossimo video.